dipartimento di IATI, perché aiutami a dirlo, dipartimento ingegneria per l'ambiente, il territorio e le infrastrutture del Politecnico di Torino. Qui ho il professor Manes, che è il responsabile di questo laboratorio e a cui lascio la parola per una descrizione sull'utilizzo di una fibra che loro hanno da poco acquisito. Lascio la parola. Grazie mille Germano, allora benvenuti, questo è un laboratorio, è una parte del laboratorio di idraulica, in cui il direttore è Davide Poggi, questa è la parte in cui studiamo cavitazione idrodinamica ai fini di disinfezione delle acque. E dietro di me vedete il setup sperimentale, dove c'è il sistema P dell'utilizzo, e ora però passo la palla al mio postdoc Giuseppe Caridi, che sta eseguendo moltissime prove al momento e spiegherà in dettaglio il funzionamento del sistema e la sua applicazione in un contesto di cavitazione idrodinamica. Salve, mi chiamo Giuseppe Caridi e faccio ricercatore qua al laboratorio di idraulica del Politecnico di Torino. E in questo circuito idraulico stiamo studiando il campo di moto a valle di un piccolo orifizio. Con una piastra andiamo a bloccare il circuito e con un foro che può andare da 1 fino a 6 mm incentiviamo e produciamo la cavitazione nella nostra camera di prova. Una camera di prova fatta interamente in plexiglass per avere accesso ottico con il nostro sistema di acquisizione PID. Quindi il circuito è costituito da un serbatoio dentro il quale c'è un sistema di raffreddamento per tenere la temperatura dell'acqua costante. Poi l'acqua viene movimentata da questa pompa centrifuga, dopodiché abbiamo un misuratore di portata e prima della sezione di prova abbiamo un manometro. La sezione di prova fatta interamente in plexiglass per l'accesso ottico, un altro manometro che misura la pressione di valle e una valvola che serve per cambiare la pressione di valle e il ritorno al serbatoio. Ok, da questo orifizio abbiamo praticamente 0,5 litri al secondo con una pressione di 4 bar a monte e 1 bar a valle. E queste condizioni sono sufficienti a creare la cavitazione dentro l'orifizio e anche all'uscita. E in questo sistema idraulico vogliamo appunto studiare la quantità di moto per andare poi a scoprire in che modo la cavitazione va a modificare le proprietà di questo oggetto. Flusso, diciamo multifase, in cui abbiamo bolle di cavitazione e acqua. Abbiamo applicato una variazione al normale sistema PID, quello che in letteratura viene chiamato fluorescent PID, che consiste nell'utilizzo di particelle fluorescenti, ovvero particelle che quando vengono colpite dal laser verde emettono luce rossa. In questo modo, applicando un piccolo filtro a una telecamera che blocca la luce verde e fa passare la luce rossa, siamo in grado con la telecamera numero 1 di vedere solo le particelle senza il riflesso delle bolle. Utilizzando poi un separatore di fascio o beam splitter, si può proiettare la stessa immagine anche a un'altra telecamera sprovvista di filtro, la quale quindi andrà a vedere molto di più, in modo più sensibile, le bolle di cavitazione. Usando le due telecamere possiamo andare a misurare nello stesso istante
sia il campo di moto con la camera 1, facendo la piedi con le particelle, sia vedere la distribuzione della fase di vapore nel sistema con la telecamera 2. Questo è un esempio di acquisizione con il sistema che ho appena descritto. Nella immagine 1, quella presa con la telecamera 1, possiamo andare a vedere le singole particelle e il loro spostamento, con il quale poi andremo a calcolare il campo di moto. Invece con la telecamera 2 possiamo andare a vedere dove le bolle di vapore erano più presenti nel sistema. In questo caso si può vedere una maggior concentrazione nello shear layer del getto ai bordi. Quindi adesso stai correlando. Sì. Ora selezioni la zona di correlazione, giusto? Sì, perciò piccola così. Una maschera positiva. Esatto. Sì. Stabilisci i criteri di correlazione. Quante immagini hai raccolto? Per adesso ho un centinaio. Ok. Quindi hai trovato il setup corretto e adesso stai facendo la correlazione di tutte le immagini. Sì. Quindi adesso mi dai una visualizzazione. Ah, ok. Si possono vedere tutte le varie istantanee. Quindi cosa stiamo vedendo adesso? Il campo di moto del nostro getto. Uh-huh. Prima erano le istantanee. Sì. E questa invece è la media, e sulla media si possono anche visualizzare le linee di flusso. Vabbè, quindi qua si vede bene il getto, la sua apertura, lo spread, le due bolle di ricircolo, quelle più grandi e quelle di secondo ordine piccoline negli angolini del canale, e poi dove il flusso si riattacca alla parete. Purtroppo ci manca mezzo centimetro al bordo a causa della colla. Abbiamo finito, grazie per l'attenzione, non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube. Ogni volta che io posto un video nuovo riceverete una notifica e verrete aggiornati sulla strumentazione, sul suo utilizzo e sulle applicazioni. Grazie.